Oggi prepariamo insieme gli involtini di Verza ripieni di patate e provola filante, saporiti e deliziosi. Ecco come si preparano. Inizio sfogliando la Verza, lavo per bene sotto l'acqua corrente. Poi scotto per un paio di minuti in acqua bollente. Nel frattempo preparo la falcia con 500 g di patate lesse. Schiaccio con lo schiacciapatate, raccolgo la polpa in una ciotola capiente. Unisco 30 g di formaggio grattugiato, insaporisco con una presa di sale e pepe quanto basta. Aggiungo un ciuffo di prezzemolo tritato finemente e dell'aglio in polvere. Amalgamo per bene tutti gli ingredienti. Tampono le foglie di verza con lo Scottex, poi elimino una parte della nervatura centrale, la parte più dura. Falcisco ogni foglia con la falcia di patate. Aggiungo una fetta di mortadella e della scamorza. Chiudo la foglia di verza in questo modo e formo un involtino. Procedo in questo modo fino al termine di tutti gli ingredienti. Olio una pirofila da forno con dell'olio extravergine d'oliva. Posiziono i fagottini uno accanto all'altro. Irrotolo la superficie con un altro filino di olio evo. Spolvero con del formaggio grattugiato e pangrattato. In forno a 180 gradi per circa 15 minuti. I fagottini di Verza devono risultare belli dorati. Semplici, gustosi e appetitosi, gli involtini di Verza sono proprio golosi per un secondo piatto genuino e leggero, una valida alternativa ai classici involtini di carne, un'ottima idea per far mangiare le verdure anche più piccoli, che non sempre l'apprezzano.